L'università è molto diversa dalla scuola e in questo nuovo video ti spiego perché, ti spiego i motivi. Probabilmente questo è un video ovvio, visto che molti di questi video presenti in questo canale possono essere considerati come ovvi, ma a me non interessa, a me interessa espormi e soprattutto dare quello che è il mio pensiero, esporre quella che è la mia opinione. E parlando appunto di università, mi sento in dovere di dirvi quello che adesso vi racconterò. Reputo le università dei posti inutili, secondo la mia opinione. Le università, secondo me, non ci dovrebbero essere. Eventualmente ci dovrebbe essere nel mondo della scuola solamente la scuola elementare e la scuola media. Toglierei le scuole superiori e toglierei anche le università, e le scuole superiori, tra le scuole superiori e l'università, io preferisco di gran lunga le scuole superiori tra le due categorie che poc'anzi vi ho citato, perché l'università rispetto alla scuola tradizionale, vuoi o non vuoi, la laurea la prendi. Possono passare anche diversi anni di tempo. Possono passare anche molti anni di tempo, ma alla fine una persona riesce a laurearsi perché alla fine i professori te la danno, non è che vieni bocciato come a scuola. Mentre a scuola, appunto, una persona viene bocciata oppure non ammessa all'altra classe, quindi alla classe successiva, all'università non funziona così. All'università tu puoi frequentare o non frequentare le lezioni, sei libero di fare ciò che vuoi. È un mondo totalmente diverso, puoi addirittura rifiutarti di prendere un voto e la laurea te la danno. In genere, nel 98% dei casi, infatti, è riscontrato che una persona che si iscrive in una facoltà universitaria, alla fine del suo percorso di studi la prende. Sì, possono anche passare diversi anni, sì, una persona può anche andare in fuori corso, però ripeto che nel 98% dei casi una persona riesce effettivamente a laurearsi, a prendersi questo pezzo di carta che secondo me non ha un grande valore, ma questa è una mia semplice opinione. Dicevo, perché preferisco la scuola superiore all'università? Perché l'università innanzitutto richiede sì tanto impegno, tanto studio, però è molto più libera. Invece le scuole superiori ti impegnano totalmente, ogni giorno devi andare a scuola, la frequenza è richiesta. Invece in università puoi fare come caspita vuoi, puoi dare l'esame che vuoi, puoi accettare il voto, in genere vengono accettati tutti i voti, specie da quelle persone che fanno l'università e studiano in facoltà molto molto difficili, molto molto complicate. Invece nella scuola superiore c'è un voto minimo che si viene chiamato voto insufficiente, che è il 5. Dal 6 poi si sta bene, quindi dal 6 è la sufficienza. Si può arrivare anche a 9 e alcuni professori addirittura arrivano a mettere 10. Io mi ricordo, per esempio, la mia professoressa di diritto disse una volta alle scuole superiori, quando la frequentavo, che la scala è da 1 a 10, io i numeri li uso tutti, anche il 10. Questa professoressa di diritto delle mie scuole superiori, infatti, disse proprio le sue parole: la scala è da 1 a 10, io utilizzo tutti i numeri da 1 a 10, non ho preclusioni di sorta, e ciò secondo me è bello, è positivo e buono. Detto ciò, grazie a tutti per l'ascolto, il video termina qua. Questo è il mio parere, non ce l'ho contro l'università, non ce l'ho contro le scuole superiori, però questa è la mia opinione personale. Grazie, iscrivetevi, mi raccomando, un saluto e a presto.